Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93, siamo qui oggi su FIFA 14. Che dire ragazzi, è già la terza volta che provo a fare questo tentativo di fare una partitella online, spero che questa sia la volta buona. Per ben due volte mi si è frizzata l'Xbox, prima non si sentiva più l'audio, poi non funzionava più, cioè non si vedeva più il movimento dei giocatori, si è bloccato completamente. Andiamo sul calcio d'inizio, andiamo avanti. Andiamo su alternativo, andiamo su Barcelona e contro ovviamente mi metto, visto che non voglio rischiare, prendiamo il Paris Saint-Germain ragazzi per provare un pochettino le squadre. Io non cambio la formazione perché ve l'ho già detto, mi è andato a fanculo per ben due volte questa cazzo di cosa. Ragazzi, io parto subito, andiamo. Parte prima di tutto il PSG, Paris Saint-Germain. Vediamo se... Allora, io ho provato il Milan, ho provato il Barcellona. Il Barcellona mi sono trovato abbastanza bene. E ovviamente, ragazzi, il Milan l'hanno... È una merda, ragazzi. Allora, il Milan dovrebbe avere... Vi dico soltanto che il Milan ha quasi le stesse stelle di questa schifezza. Di ovviamente, cazzo, se facevo gol di testa era balordo. Allora... Ovviamente il Milan. Minchia! Che schifo! Ovviamente il Milan è una merdaccia in questo gioco. Non so perché l'abbiano indebolito così tanto, ma veramente qui fa schifo. L'ho provato prima ed era veramente difficile giocarci. Perché? Perché sbagliavano quasi tutti i passaggi. Anche queste puttanate ovviamente dovrebbero essere cancellate da FIFA. Perché? Perché un giocatore di... della Liga, ragazzi, come potrebbe essere questi, come potrebbe essere un Messi che mi fa questi errori, ragazzi, non devo vederlo. Dai, e fallo veloce. Minchia, ragazzi, i passaggi dei bravi più ovviamente. Dai. Cazzo, ovviamente il passaggio che chiedo anni prima. Tira rete, cazzo. Neymar, rete, cazzo. E niente ragazzi, quindi la grafica è bella come sempre, perché ogni FIFA a me è piaciuto veramente di grafica, veramente una figata. Forse questa storia ragazzi che non mi piace. Ok, ovviamente. Dai Messi che sei pallone d'oro per quante volte? 4, 3, quello che cazzo è ragazzi. È bello, bello. Dai, picche di merda. Vai Valdes, che cazzo di vestito hai? Il pigiama. Poi io ho col pigiama, ragazzi. Ma che cazzo, butta! Ovviamente... La blocca... Dai! Vedete, ragazzi, questa cosa non va bene. Cioè, gli anticipi ci devono essere sempre. Ovviamente... Gillette, o Gillette, come cazzo si chiama? Dai! E vai! Iniesta di testa! Dai, cazzo! Ovviamente passaggi per giocatori de... Dai Paris Saint Germain ovviamente. E ragazzi, poi vi volevo dire un'altra cosa. Stiamo per arrivare ai 500 iscritti. Ovviamente ragazzi, non mi ricordo se ne manca uno o due. Adesso non mi ricordo bene ragazzi. Ricordatevi che questo giorno lo mando. Cioè che i video li faccio il giorno prima e li mando il giorno dopo ovviamente. Se riesco ovviamente. E ovviamente sempre se riesco. Ovviamente i passaggi anche di merda. Grande. Niente ragazzi, spero, dovrei avere un ospite speciale, un ospite veramente importante che sinceramente ho fatto amicizia con lui e sono contentissimo di averlo conosciuto, mi ha fatto piacere, lo scoprirete il giorno dei 500 video iscritti, dei 500 iscritti ragazzi, spero di un giorno di poter fare altri video insieme a lui, magari ci divertiamo, che schicca, gol di merda ragazzi, veramente un gol di merda, ma ovviamente Lionel Messi che segna, quindi è giusto che sia così il gol. Un ospite specialissimo ragazzi, io sono contentissimo che lui mi abbia dato questa opportunità di giocare insieme, cioè di giocare insieme, magari vedremo un attimo se fare anche partite con voi fan ragazzi, ci farebbe piacere tantissimo, magari siamo d'accordo, ci prepariamo bene, una bella lobby, giochiamo tutti insieme, ovviamente i Messi qui è imbattibile ragazzi, che schifo, ovviamente i passaggi di Messi. Posso capire Messi, ma i passaggi fanno cagare. Grande. L'intelligenza artificiale di questi giocatori è veramente una merda. Il primo tempo è finito, è durato più o meno 4-3 minuti, 4. I tiri sono stati uno schifo, comunque sia. Vi stavo parlando del mio ospite speciale. Veramente, sono contento di averlo conosciuto. L'ho conosciuto un pochettino tardi, forse. Il suo percorso su YouTube è un grande percorso, anzi. È un bellissimo percorso che ha...
diciamo che gli ha fatto conoscere tante brave persone, bravi youtubers come lui. E si merita tale successo, veramente, ragazzi. Io sono contentissimo per lui. E quindi sono onorato di averlo come ospite per i 500 iscritti. Inoltre, dopo questa notizia, ovviamente, ragazzi, che scoprirete presto chi sarà il mio ospite d'onore nei 500 iscritti, vi vorrei chiedere se vi piacerebbe vedere un mio live su FIFA 14. Magari lo volete vedere, che ne so. Volete vedere la mia faccia da incazzato nero quando mi subisco gol o comunque sia, quando vedo le puttanate che classiche di FIFA, ovviamente. Come potete vedere, il pressing è migliorato un casino, ragazzi. Questa cosa mi ha reso veramente contenta, perché è un'ottima strategia, diciamo. Ovviamente mi cambia giocatori. Quindi, se volete vedere un mio live, magari commentate giù in basso e fatemelo sapere. Ovviamente anche Xavi qui è una bestia. Xavi sbaglia, giustamente, perché ovviamente è lento come... Tira! Cristo, e tira! Il cambio, ragazzi, cambio 0-0. 0 esce 0-0, entra 0-0. Matuidi, si inquadrano Matuidi e Ibrahimovic. Ibrahimovic fatto veramente dalla cazzo di cane. Però il suo naso lo tiene sempre, ragazzi. Ah, Matuidi esce, entra Verratti, finalmente un italiano nel Paris Saint-Germain. Allora, ragazzi, quindi, le prime impressioni di FIFA. Non sembra male come gioco, sinceramente. Io spero che non ci siano troppi dislivelli, perché io adesso vi ho detto del Milan. Vi ho detto che il Milan è una squadra da... Allora, il massimo dovrebbe essere, se non ricordo male, 5 stelle. Giusto? Sì, 5 stelle il Milan e 4 stelle e mezzo. Adesso, il Barcellona è 5 stelle. Ma io vi giuro che il Milan non mi sembra una squadra da... Non mi sembra una squadra da 4 stelle e mezzo. Mi sembra una squadra forse da 3 stelle, se è troppo, ragazzi, perché... O l'hanno veramente depotenziata, perché i giocatori avevano veramente un controllo di merda, non lo so, ragazzi, però questa cosa mi dispiace un pochino. Il Milan veramente è un'ottima squadra. Anche il Sharawi mi sembrava molto depotenziato, ragazzi, come se fosse... come se avesse perso la voglia di giocare. Tira! Questa cosa veramente mi fa incazzare, ragazzi. Cioè, devo evocare Dio per farlo tirare sto stronzo. Vabbè. Il primo fallo che mi fischia, perché non ho mai visto un fallo fischiato anche nelle altre partite. Vai Messi, ovviamente Maxwell è veloce quanto Messi. Anche questo è un dubbio che cercherò di togliermi magari nelle prossime partite che farò vedere online. Però le partite da 3 minuti, ragazzi, fanno più che bene, sinceramente, mi fanno piacere, non sembra niente di speciale. Cioè, non sembra molto noioso, è veramente 30 anni per fare un cambio, comunque sia per far vedere la faccia di culo di un giocatore del cazzo. Ok, ma Neymar, bravo, bellissimo passaggio, ragazzi. Vediamo cosa sa fare Neymar. Beh, bravo, bravissimo Neymar. Questa cosa di cambiare, vai. E tira! Cioè, ragazzi, è un'evocazione diretta a Dio, cazzo, per tirare, ragazzi, ci vuole. Dovete fare un sortilegio, non lo so, un'evocazione tattica, tipo quella di Yu-Gi-Oh, ragazzi, che cazzo ne so. Cioè, ci vuole 30 anni per fare un tiro, vabbè, comunque sì, 3-0. PSG schiacciato, da quello che posso vedere, ragazzi, il... Dai, cazzo, ma vi inculate pressione! E poi lasciate... E dai, Valdes di merda, la prima occasione mi segnano. Ragazzi, sembra veramente... Non sembra male come gioco, magari... Questa è la demo, ragazzi, magari nella prossima lo vedremo meglio, ovviamente. Io vi giuro, ragazzi, i passaggi... Sono schifo. Questa cosa qui dei passaggi, secondo me, sono fatti meglio su FIFA 13. Allora, i migliori resteranno per me, a mio parere. I migliori resteranno quelli di... bravo! Controllo proprio di Messi, cazzo! Per me i controlli migliori, i passaggi migliori rimarranno quelli di FIFA 10. È il mio preferito, ragazzi. Uno dei miei giochi preferiti. Comunque sia, la partita è finita 3-1. Finalmente non è successa nessuna puttanata. Ha funzionato perfettamente. Termina partita. Che dire, ragazzi, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il video, magari chiedetemi pure se volete fare, se volete che faccia qualche altra partita su FIFA 14, ovviamente sempre sulla demo, ovviamente non dureranno più di 3 minuti, 4 al massimo ogni tempo. Che dire, quindi iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, ve l'ho già detto, da Cure 90 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao raga!